Succede anche ai migliori di prendere un abbaglio e stavolta protagonista di una gaffe a una mattina in famiglia è stato il prof Francesco Sabatini durante il pronto soccorso linguistico. Nella seguitissima fascia dedicata ai preziosi consigli su come usare al meglio la lingua italiana, il presidente onorario dell'Accademia della Crusca è inciampato in una domanda apparentemente facile. Una telespettatrice infatti ha chiesto quante fossero le lettere dell'alfabeto considerando le variazioni subite negli anni e le aggiunte di lettere non italiane. L'esimio linguista aveva poc'anzi spiegato la differenza tra zeta sonora e zeta sorda e quando è iniziato a riflettere sulla questione posta dalla donna al telefono, è calato un palpabile imbarazzo in studio. Il professore infatti ha completamente sorvolato sulle lettere dell'alfabeto per concentrarsi invece sulla correttezza delle espressioni insieme a e insieme con. La gaffe a una mattina in famiglia ha lasciato Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli basiti e senza parole per un attimo, poi i conduttori hanno fatto finta di niente, assecondando l'esperto e seguendo le sue spiegazioni. Su Twitter, tra i pochi che si sono accorti dello scivolone, c'è chi ha commentato: una mattina in famiglia dopo questa dell'alfabeto andate su Striscia col Telepass.